perché stavolta si butta, signore e signori, Pepe Iorice! Buonasera a tutti, grazie assai, grazie! C'è un applauso a questo pazzo, sta capo e merda, vieni a casa! Fate un applauso a lui, per il direttore artistico che sta strunzando! Forza Napoli sempre, tu a Mancelleritto, per qualsiasi cosa, forza Napoli sempre. Io veramente, prima di cominciare, di solito la cosa che faccio alla fine, stasera la voglio fare all'inizio, perché questa, mi hanno detto che ero ospite stasera, io non mi sento ospite, perché Castellammare la sento veramente casa mia, ma non è un luogo comune, cioè nel senso io sarei venuto pure se non mi invitavano, cioè... Ma davvero, perché questo lungomare rifatto benissimo, io devo dire bellissimo, è così. Così è stato proprio a... cioè, Rimini e Riccione non proprio niente avrema. Davvero, no, ma mi sembra un luogo comune, ma meraviglioso, perché poi a casa mangi pure buono. Quindi, le pizze, ma che meraviglia, quindi complimenti all'organizzazione che senza voler ha fatto una cosa a forma, che non è consapevole assolutamente di questa cosa qua. Io ho mangiato la pizza di frotte da, e lo voglio ringraziare, da Malafrotte che è stato tutti bravissimi, ma un numero uno assoluto, perché ho mangiato una pizza strepitosa, ma ho visto che ci sono tutti i top, la mozzarella clamorosa a 2 kg in bene, cioè a me basta che mi fai mangiare, a me ma sei proprio amico vostro, cioè, quindi vedo anche che le persone si stanno avvicinando, lì dice sta perca. Che uno si mette paura, che a coppa ci piace, ma che andare a fare a fornire a mare. Però ragazzi, vi rendete conto che meraviglia? Ma ci vogliamo fare un applauso solo noi per quello che siamo? Ma che meraviglia, in questo periodo di merda veramente, che ci stanno maltrattando in tutti i modi, abbiamo questa montagna meravigliosa che questi pezzi di merda stanno incendiando, veramente noi dobbiamo essere tutti contro, i primi, ma poi come già dice, tu sfruzzato, però... La cosa seria io la voglio dire, ma noi dobbiamo assolutamente essere uniti, come mangiamo, ma essere uniti pure contro a chi si ca che stanno facendo cose allucinanti, poi siamo a 2 passi da Torre Annunziata, cioè io veramente è un momento in cui noi ci dobbiamo unire perché siamo fortissimi e non ci dobbiamo far vincere da questi stronzi, secondo me. Poi ditemi voi se ho ragione o ho torto, credo io. Poi cominciamo a dire tutte le sciocchezze del mondo, perché lui mi ha detto Peppe sono strunzato, perché la direzione artistica è fatta proprio strunzato, poverami. Quindi allora noi, io arrivo qui, io non so, me l'hanno offerta la pizza, quindi non lo so, quando si fa la pizza? Non si fa per niente. 10 euro, la pizza soltanto, pizza bibita, pizza e birra? Birra? E caffè, ma come 2 anni ci chi l'ha fatto pure solo la pizza, cazzo è tua? La pizza, la birra o il caffè? Dai una manna, pure la casa la mozzarella rimane, pure il dolce, ma va a fa' culo, ma che meraviglia, 10 euro, ragazzi è clamoroso, io sa, non è rubato sti cose, è clamoroso, ma secondo me uno dovrebbe fare la festa della pizza tutto l'anno. Cioè 10 euro, capito? Dice non fosse un asciuto, un sub 10, tu e moglie, 20 euro, viene a pera perché siete Castellammare, siete tutti Castellammare. Ma mamma non me ne fotte, faccio le domande. Però per dire, 10 euro, in questo momento storico complicato, tu arrivi qua 10 euro, di solito uno per pagare questi soldi deve andare su Groupon. Oh no, conoscete, no, si cose, voi siete pure per occhio. Groupon, e cosa sono queste piattaforme internet in cui uno va e paga 10 euro una cena completa, però stasera qui era bello in mezzo alla strada, siamo tutti quanti noi, quindi ti trattano anche bene, no, qua 10 euro se vai su Groupon ti trattano a 10 euro, non è che ti trattano come quanto pava normale. Io per sfizia ci ho pigliato un Groupon e Groupon la settimana scorsa, sono andato in un ristorante, è arrivato il direttore, buonasera, ha prenotato, in verità staremmo con Groupon. Yambo che cazzo! Ma la tatuaglia in faccia! Cretino, ma come ti permetti? Mi sono abituato a ordinare la carta, l'antipastino, il ristorantino, chi si mettono tutte cose in dello stesso piatto? Gli ho visto il cozzo che ho caffè in dello stesso piatto. O pacchetto si chiamava poche cozze. L'amico mio ha fatto pure Groupon bianco, chissà pure i bianchi che ho passato un Groupon, ma con l'offerta clamorosa.
Lignano Sabbiadoro, lui, moglie e figlio, tutti e tre, 50 euro, tutti e tre. Clamorò, tornateci, tanto non meglio dal Lignano, ma che Lignano, era Gragnano Sabbiadoro. Stata una settimana che fa mangiare panuzzi, sta settimana, tengo tutto in colpa. E perciò bisogna, allora, estate 2017, che estate sarà? Un'estate ancora di crisi, secondo me. O no? Sta crisi. Penso di sì, c'è sta ancora. Questo è un momento storico, siamo in crisi tutti. Anche i grandi milionari. Briatore in crisi, ha chiuso il locale in Sardegna che si chiamava Billionaire. Ne ha aperto un altro che si chiama Ocendeuro. La crisi prende tu. Questo è un momento storico che se ti arriva una bolletta a casa, te cago proprio sotto. L'Enel fa paura. Che è un controsenso, quando ero piccolo avevo paura del buio, ma ho messo paura alla luce. Ma che, facciamo una pausa che l'allango più sale che fa niente e dice sta roba divertente. Si diverte alla festa della pizza organizzata a Stuzzolla nu. Allora, amico mio, aiuto, male di muto. Allora, io devo dire che però è un momento anche che sono successe cose belle. Io sono venuto, penso, un paio di estati fa qua. Che cosa è cambiato? È cambiato le tasse sempre, le tasse si pagano sempre, la cosa bella, positiva è che mo, per esempio Equitalia si piglia i soldi direttamente con il conto corrente. È comodo, perché non va più a posto, ma per esempio ti vai a cucca a casa ricca e ti scende così povero, che se fai 30 anni tutto l'altro. Io per esempio di sana ho avuto talmente tanti cartelli dell'Equitalia che mia figlia va a scuola con la cartella dell'Equitalia. No, ma davvero è un momento complicato, cioè io e mia moglie 21 notifiche, un record. Prima teniamo la separazione, non è bene, ma teniamo la comunione, non ripeto. No, è un momento, devo dire che è un momento complicato. No, la Maricera, io tra le altre cose, io sono di questa zona qua, chi mi conosce lo sa, ho tanti amici a Castellammare, però io sono di Barra. Ah, buon negavuglio, so, che ha fatto la faccia, non so, ne parlava di Monte Carlo. Cioè. Allora, io sono di Barra, però da quando ho avuto il successo televisivo, la fama, sono andato ad abitare a San Giorgio. E quindi, e cosa vanno? Boh, non vai giù, metto paura di fare una trasmissione, ma nel montagna la valline, per niente. Che tra l'altro, i luoghi comuni dei posti, no? Barra, posto difficile, quartiere difficile, a Camorra, sono andato a San Giorgio, ho trovato l'ISIS, saputo, a San Giorgio ci sono lì, siamo una coppia di San Giorgesi, no in là, in casa, San Giorgesi, fanno parte l'ISIS, cioè che io un po' ho visto le fotografie, conoscevo pure a suo marito e a sua moglie, incontrava la mattina in mezzo alla piazza di San Giorgio, ma posso mai scusare, chi si spesso, il marito mi diceva, Peppe, non dicevo niente, stamattina tengo la capo che mi scoppi, che merda. Ci facciamo colazione insieme in piazza, o bar nella piazza. Peppe, tu che ti pigli in un cornetto, non in una bomba. Treva una macchina rossa, dice, cioè, oh, perché ti ha così rossa? Vedi che lei è un guarda armato. La moglie era una zazzona, cioè, non era famosa per la pulizia, la casa di miei poveri era una polveriera. Io dissi a figlio, ma tu dici, scusa, bimbo, Saddam, tu di cosa... Chiamavano Saddam, me la fa un'idea. Di cosa ti occupi? Dice, no, io faccio lo stesso lavoro di mamma e papà, ma sono alle prime armi. Allora, estate 2017, quale può essere? Cioè, l'estate 2017 è quella vostra, è quella nostra, l'estate dei poveri, guarda che... Aiuto, cioè, come state un mondo di casa sono tutti poveri. Dice, la verità, pure chi l'ha, chi non tenne manco cura la forza, tenne la robulezza. A me non vogliono tenuta la forza di finire il collo, chi l'ha la coppa non ce la fa, chi ce la fa di finire? Che non vogliono smaltire la pizza, non lo fino all'unorino, capito? A me non vuoi tenere che siete muti, siete dinamici. No, però, oh, io devo dire la verità, io sto facendo troppi spettacoli, io faccio sempre spettacoli con i miei zii poveri, ce la faccio. I mauri se faccio quei ricchi. Che voi state sempre, se vedi, i poveri state sempre tutti un grippo, tempo suo, faccio sempre preoccupato, che tritava preoccupato? Non tenete niente, che tritava preoccupato? O ricco se si è ingrippato nella casa, i figli, i zoccoli, cioè, no. E povero, guarda, a me sempre, mi sono sempre piaciuto ciò cioè, sia ricca, ma da sempre, è inutile, non voglio fare l'ipocrita, lo pure, mi sono sempre piaciuto cioè, i ricchi, da quando proprio, ricordo, a bar, sotto poveri, cioè, mi sentivo sempre, quando andavano i ricchi e i poveri, mi sentivo solo i ricchi.
A pure ne è stato, figlio ricco, più bello, si chiama bronzo, dosatra, ma figlio povero in bollo per tutto parte. Ma non è sì, cioè in un no, onestamente no. Allora io dico, dove si può andare questa estate? Io andrei per esempio